Senz'altro. Sono veramente lieto di poter ospitare questo evento ed ovviamente sono lietissimo di avere un coinvolgimento, di ospitare un coinvolgimento straordinario di istituzioni, forze politiche e forze scientifiche. Saluto per tutti il Presidente Verrini, ma la presenza ordinistica che registriamo oggi è veramente importante, così come tutte le rappresentanze istituzionali sono numerosi i luoghi presenti in locandina e ad ogni luogo corrisponde almeno un esperto, una persona, una rappresentanza. Quindi il nostro benvenuto e l'augurio che sia quanto più proficuo possibile per tutti questa giornata. Il tema, lo dicevano gli ingegneri che mi hanno preceduto, il Presidente di Reggio Calabria, il Presidente di Catania, è un tema di straordinaria importanza. Io ovviamente non mi dilungherò assolutamente su di esso, ma giova solo, secondo me, dire che il nostro Ateneo è molto impegnato su questo tema. È un tema che riguarda le aree costiere, che riguarda appunto la difesa, il restauro e la valorizzazione delle aree costiere che rappresentano il luogo sviluppatosi linearmente nel quale sono concentrate il 31% delle persone italiane, il 31% della popolazione italiana vive lungo le aree costiere con un modello di sviluppo lineare che probabilmente ha messo un po' in crisi gli equilibri degli ecosistemi nonché del paesaggio e quindi è molto molto importante l'azione che la ricerca, la sperimentazione con le proprie competenze associate alle professionalità degli ingegneri può avere su questo settore. Ma non ci fermiamo qui, proprio perché la questione è complessa. Domani celebreremo una seconda giornata dell'acqua, passatemi la battuta, con un incontro il cui titolo è proprio Primum Presidium Fit in Montibus, il primo presidio è nelle montagne. Di questo sono molto grato come Ateneo al comando dei Carabinieri Forestali che ha scelto domani di celebrare assieme all'Università e a tanti esperti quest'altro aspetto della tutela dell'ambiente, cioè tutto quello che sta a monte, passare il termine, dell'area costiera. Per cui c'è un impegno totale con tantissimi ricercatori e tantissimi docenti che operano in maniera veramente, veramente encomiabile. Per cui io forse ho esagerato con il tempo, ribadisco un benvenuto a tutti quanti e mi permetto solo di ricordare che oggi, 21 marzo, è anche la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È una coincidenza, ma io credo che un applauso piuttosto che una parola.